cooperativa ASCA nasce nel 1977 proprio per aggregare i piccoli pastori, i piccoli produttori che nella zona montana avevano scarsa possibilità di raggiungere un mercato sempre più distante, sia per lo spopolamento sia per la bassissima densità di popolazione che caratterizza proprio l'Abruzzo aquilano. Pensate che qui siamo un centesimo della densità media di popolazione che si verifica in Italia. Siamo appena 2 abitanti per chilometro quadrato e quindi la necessità di creare una rete rappresentava davvero l'unica possibilità di sopravvivenza. Dalla sua nascita la cooperativa ha compreso la necessità che per mantenere posti di lavoro, per mantenere la competitività così difficile in questa territorio ad economia marginale, era necessario poter allungare la filiera all'interno dell'azienda stessa. E quindi dall'allevamento ovino si è passato anche a garantire la trasformazione dei prodotti ed oggi abbiamo un caseificio a Bollocee che ci consente non solo di commercializzare sul nostro territorio ma anche poter vendere al di fuori dei confini regionali. Con l'adozione delle nostre pecore infatti siamo arrivati addirittura a inviare i prodotti oltreoceano, in America, in Australia e anche a Singapore. Dunque, questo naturalmente ci ha valso anche il riconoscimento da parte del WWF nazionale e di altre associazioni di categoria dell'agriturismo, del riconoscimento come l'azienda più multifunzionale d'Italia, proprio perché oltre all'allevamento, alla trasformazione, alla commercializzazione dei propri prodotti, ecco, siamo stati in grado anche di trasformarli sul posto e farli apprezzare con il ristoro agrituristico. Si è dato la possibilità di poter godere di questa qualità ambientale e territoriale offrendo posti letto. Quando io sono arrivata qua nell'82 non c'era un solo posto letto disponibile in tutto il paese. Oggi non soltanto si è realizzato quello che la normativa regionale consente agli agriturismi, ma si è messo a sistema anche la grande disponibilità di case nel piccolo borgo medievale di Anversa degli Abruzzi, che rientra fra l'altro fra i borghi più belli d'Italia. E sicuramente, ecco, sono esperienze da vivere, perché in qualche modo sembra di tornare nel 400, quando, ecco, i paesi erano vissuti soltanto dalle relazioni umane e non distratti dalle nuove tecnologie e da relazioni esclusivamente virtuali. Qui il commerciante saluta chiunque arrivi dall'esterno, perché lo riconosce come un forestiero e perché sicuramente è una grande ricchezza per i nostri scambi relazionali. E di conseguenza, ecco, è un'esperienza assolutamente importante da far rivivere a giovani e meno giovani, proprio per capire come il tessuto umano rappresenti un'altra delle ricchezze che purtroppo nel contesto urbano è assolutamente dimenticata.